Belli e brutti, benvenuti nel mio canale. Oggi un nuovo video, un video dove vi parlo dei prodotti di Dottor Organic. Ho provato dei prodotti di Dottor Organic alla rosa. Chi mi segue su Instagram avrà visto sicuramente anche delle foto su Instagram, su Facebook. Io sono una che posta tanto, quindi se vi va seguitemi anche su Facebook e su Instagram, su trovate anche forse giù nell'info box il link per seguirmi. Dottor Organic fa una linea alla rosa. Io ho provato 4 prodotti che sono lo shampoo, il balsamo, il bagno schiuma e il deodorante. Allora inizio subito con col parlarvi dello shampoo alla rosa. Io mi sono trovata benissimo. Questo è l'inci, non so se riuscite a vederlo bene, eccolo qui, se no dopo poi cercherò di farvelo vedere meglio. Dottor Organic è una linea abbastanza medio-alta, una fascia di prezzo medio-alta. Lo shampoo costa intorno ai 10-12 euro e anche il balsamo. Con lo shampoo mi sto trovando benissimo. È uno shampoo che nutre tanto il capello, non lo va a seccare. Come al solito, come vi dicevo, qualcuno a volte mi scrive: tu lo diluisci lo shampoo? Sì, io lo diluisco sempre, infatti su nelle schede vi lascio un video che ho fatto, mi sa, l'anno scorso, dove vi parlo di come farsi lo shampoo e vi spiego che lo shampoo va sempre 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 diluito e poi applicato sui capelli. Questo, essendo uno shampoo abbastanza corposo, comunque io tendo a diluirlo. Fa tantissima schiuma, spesso si dice, si pensa che gli shampoo bio facciano poca schiuma. Non è sempre così, alcuni ne fanno poca, alcuni come questi ne fanno tantissima. Lava bene, nutre il capello, non lo va a seccare. Mi piace tanto. Quindi ve lo non posso, insomma, non consigliarvela. Come vi dicevo, il costo è intorno ai 10-12 euro. Dovrebbe fare anche un'azione volumizzante. Io ho già i capelli molto voluminosi, quindi non vi riesco a dire se me li rende ancora più, fa l'effetto più volume, perché ne ho già tanti e di un buon volume. Tende a lucidarmi tanto il capello. Ha un profumo di rose paradisiaco. Non so se vi ricordate quella nota marca che ovviamente fa con un inci pessimo, che faceva pure l'acqua di rose, la Roberts, con un inci, vabbè, lasciamolo perdere. Però l'odore è quello. Se vi piace l'odore di rosa, veramente non potete non provarlo. E poi ripeto, a parte l'odore, è un ottimo prodotto. C'è il balsamo. Sul balsamo io avevo molte più aspettative, vi dico la verità. Il balsamo non mi fa particolarmente impazzire. Anche questo costa intorno ai 12 euro. Questo è l'inci, non so se riuscite a vederlo bene. E dovrebbe, non è che non districa il capello, lo districa, ma a differenza di altri prodotti, vi spiego, il mio top, quella che più amo e che devo anche ricomprare perché mi è quasi finita, è la maschera di Alchemilla Panna e Fragola. Per me quella è il top del top per i miei capelli, perché poi voi dovete sapere che ogni prodotto è adatto ai capelli. Per me un prodotto può essere buonissimo, per voi può essere pessimo, perché tutto dipende dalla pelle, dai capelli. Quindi quello che può essere buono per me non può esserlo per voi. Non è che non è un buon prodotto, ma per un prodotto che costa 12 euro mi aspettavo di più, mi aspettavo che andasse a districare di più i capelli. Li districa, li nutre, ma me li va anche un po' ad annodare, per intenderci, e io volevo un qualche cosa di più per, come vi dicevo, un prodotto di 12 euro. Me li va a nutrire, ma secondo me non me li nutre abbastanza. Non me li sento del tutto morbidi e super nutriti. Magari gli manca un po' qualcosa. Poi
Sempre della linea La Rosa, perché parliamo ovviamente della linea La Rosa, ho provato il bagnoschiuma. Il bagnoschiuma La Rosa è stupendo. Se vi ricordate, in qualche mio video vi avevo parlato molto male del bagnoschiuma, sempre di Dottor Organic al Cocco, perché è liquidissimo, perché se ne consumava un botto, perché come vi dicevo pure prima, i prodotti di Dottor Organic costicchiano, quindi uno ci si aspetta una certa validità del prodotto. Questo è validissimo, non è liquido, anzi è bello denso, ne basta poco. Anche questo, come tutti i prodotti della linea La Rosa, fanno un profumo di rosa stupendo. Se amate la rosa, insomma, non potete non provarlo. Questo mi sembra che costa 7-8 euro, non me lo ricordo, perché questo qui l'avevo preso al 50% in un haul di una bioprofumeria che stava chiudendo. Se riesco, ve la lascio su nelle schede, insomma, da qualche parte. Quindi l'avevo pagato la metà, ma è veramente un prodotto che mi piace, un prodotto valido che riacquisterei, come riacquisterei lo shampoo. Farei fatica magari ad acquistare il balsamo, ma a parte che penso che mi durerà una vita e mezza, perché comunque non ne serve tantissimo. Io alterno tantissimo i prodotti, non vado mai a utilizzare lo stesso prodotto, perché secondo me il capello si abitua e quindi spesso cambio la routine. Cerco quasi sempre di cambiarla ogni volta che mi faccio lo shampoo. Poi, come sapete, chi segue i miei video, veramente uso tanti prodotti perché mi piace provarli, mi piace parlarvene, recensirveli, chiacchiero troppo, mi si secca la gola, non ce la faccio più a parlare. E quindi anche questo bagnoschiuma lo trovo veramente, veramente ottimo e valido e ha un buon profumo. E questo è l'Inci, che non mi ricordo se vi avevo fatto vedere oppure no. Voglio provare della linea La Rosa anche lo scrub. Non l'ho preso perché ho l'altro scrub che vi ho fatto vedere nel video precedente, che è lo scrub alla rosa di Organic, questo qui, che non ha un odore di rosa come questi di Dottor Organic. Però, essendo che ho diversi scrub, essendo che vorrei prendere come nuovo scrub anche quello di Alchemilla al Cocco, non sono andata a comprare anche questo di Dottor Organic, ma sicuramente lo voglio provare, come voglio provare sempre di questa linea la maschera alla rosa, di cui ho sentito parlare benissimo. Come ultimo prodotto vi parlo del deodorante alla rosa sempre della stessa linea di Dottor Organic. Io adoro i deodoranti di Dottor Organic. Ho questo alla rosa, ne ho uno al miele e ne avevo un altro che mi è finito al cocco. Sono che non, insomma, è terminato. Sono tutti ottimi, sono tutti buonissimi, costano intorno ai 7 euro 50 questo Elinci, ma io li amo. Non posso stare senza proprio i deodoranti di Dottor Organic. Ne ho provati tantissimi, ma secondo me quello che ha più resa è questo. È vero, non ha un prezzo basso come tutti i poi prodotti, tra l'altro, di Dottor Organic, però dura tantissimo. A me mi dura una vita. Per il periodo estivo penso che bisogna usare un buon deodorante. Io poi ho la fissa, me li porto sempre dietro, ce l'ho sempre in borsetta. Li alterno magari, che ne so, dietro mi porto un deodorante, addirittura mi li porto al mare in piscina. I deodoranti, parlo dei deodoranti in generale. E questi di Dottor Organic, questo alla rosa è spettacolare perché fa quell'odore meno pungente dello shampoo, del balsamo e del bagnoschiuma, perché poi ovviamente essendo un deodorante deve rimanere un attimo più delicato. È meno pungente, ma dà sempre quel buonissimo profumo di rosa che mi piace veramente tanto. Vi consiglio in generale i deodoranti di Dottor Organic, in particolare questo alla rosa è stupendo, quello al miele e quello al cocco. Voglio provare anche quello al tea tree. Se voi l'avete provato, ditemi insomma come vi siete trovati. Ho visto che lo fa anche al melograno, insomma, lo fa tantissime profumazioni. Fino adesso tutti quelli che io ho provato sono stra buoni. Quindi diciamo che questa linea alla rosa mi ha abbastanza entusiasmato. Non è, cioè, nel senso che non l'ho presa apposta. Ho iniziato con lo shampoo e il bagnoschiuma per caso, come vi dicevo prima, perché quella bioprofumeria stava chiudendo. Ce li aveva a metà prezzo come ultimi prodotti. Ho detto ok, li prendo. Da lì ho detto va bene, ho lo shampoo, proviamo anche il balsamo. E visto che prendiamo il balsamo, mi serve un deodorante. Mi trovo benissimo con i deodoranti, perché non prendere quello alla rosa?
Io spero che questo video vi sia stato utile, che come al solito vi ho tenuto un po' di compagnia. Ditemi se anche voi avete provato la linea La Rosa di Dottor Organic e come vi siete trovati, oppure se la volete comprare, la volete provare. Insomma, ditemi un po', scrivetemelo giù nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spolliciate in su, condividete sempre i miei video come se non ci fosse un domani. Sono un canale piccolo e devo crescere. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio. Ciao!